Accadde anche a me molto tempo fa, quando feci il navigatore solitario. Mamma mi diceva sempre, non mi rompere i coglioni, sei uno smidollato, come uomo non esisti, sei un imbriacone. E allora mi sono incazzato e un giorno ho detto, basta, guarda, mi compro una barca e mi faccio il giro del mondo e navigo da solo, ecco. E così compì questa impresa, feci il navigatore solitario, giorno e notte, fra cielo e mare, mare e cielo, in questa natura, padrone del mondo, lei non sa cosa vuol dire il navigatore solitario, solo nell'immensità del mare, in assoluta meditazione, a contatto della natura più pura, e allora che capisci quanto sei stronzo a compiere queste imprese che non servono a un cazzo. Isola della partenza. Oh sì, non ti deconcentrare davanti alle telecamere. Pedala! Voilà! Dakar, Doré, Rossi, i nostri amici pescatori avanti. Poco vento, ma siamo in rotta, tutto sommato facciamo più velocità di quello che pensava. Dottor Rossi, no, lei è il dottor Tosi. Primo giorno, una trentina di ore che siamo in mare, abbiamo fatto circa 300 miglia, siamo pelo davanti al tempo del record, l'aria è molto bucherellata, quindi sono momenti, sono delle raffiche, dei momenti in cui ci piangiamo. Io non riesco a mangiare niente, sto vomitando tutto alla grande. Rossi, lei cosa mi racconta? Ma io le racconto... Che le racconto? Io le cose che mangio stanno dove devono stare. Tutto bene, faccio un po' fatica a dormire, ecco, sembra di andare su una mulattiera con troppi buchi qua, vabbè, appena ci girerà dietro il vento sarà molto meglio, quindi è solo questione di tempo. Non di centimetri. Non di centimetri. Non neanche di centimetri. Di centimetri. In umido e... l'acqua è calda, una figata. Sì, l'acqua è calda. Adesso andiamo a dormire sempre in umido e domani mattina ci sveglieremo di nuovo in umido. Ma l'acqua è calda comunque. Vedo che è una figata. Vedo queste secchiate d'acqua, ma sono a temperatura corporea, quindi non ha neanche fastidio.
grigia e ti asciughi anche dopo un po'. Ti asciughi? Ti asciughi? No? Ah sì, no, no! È l'acqua calda che fa asciugare! Guardate che bello questo tramonto! Siamo al terzo giorno! È entrato un po' di vento, finalmente! Invece siamo un po' arrabbiati e facciamo finalmente delle belle velocità. È diventata piuttosto scomoda la cosa, però vediamo che c'è un piacere. Siamo due, va? Eh? Facciamo un secondo giorno. Secondo giorno? Eh sì. Abbiamo 50 ore e passa. Senza timone e protezioni, io voglio vivere così col sole in fronte. Abbiamo messo un'ancora galleggiante là dietro a poppa, qui abbiamo messo Rossi, qui abbiamo messo Fiocco. Nonostante tutto non riusciamo a far poggiare la barca, andiamo via a 90 gradi di apparente. Che bella situazione di merda ci siamo cacciati, eh? Io riparo la macchinetta qua. Sai che hanno detto che pare che ci mandano uno del Van de Globe a ripescarci a noi? Al Valera Lavorate, dove deve essere ripescato da una nave con fuoco italiano. Sì, io una nave crociera, voglio una cabina. Perché finire sulla barca del Van de Globe per altri 10 giorni. Ce la posso fa. Quei razzi! Rossi, Rossi! Dove mi porti, Rossi? Vacanze di Natale 2013 con i fratelli Panzina
Oceano Atlantico. Mia proposta per ridurre il debito pubblico. Allora, dare la possibilità ai contribuenti di acquistare completamente una parte del debito pubblico, soprattutto alle imprese italiane, in cui praticamente loro pagano una parte del debito, che ne so, 1000 euro, di quei 1000 euro si possono scaricare e negli anni successivi viene fatto uno sconto sulle tasse che dovrebbero pagare pari all'interesse di quel 3, 4, 5, 6% che avrebbe dovuto pagare su quei 1000 euro, in modo che ha un doppio vantaggio, nel senso che scarica subito e gli anni successivi gli vengono scontati, quindi ha un abbattimento di delle tasse. Mi è venuto anche singhiozzo per l'emozione di questa cosa. L'isola dei naufraghi, eccoci qua dopo quasi... Quante ore sono? Il danno è successo ieri notte alle 1:30 di notte? Lì attorno. Quindi sono passate 18. Sì. Per esempio? Deve piovere. Arriva, arriva. Senta, ma lei che autobus aspetta? No, perché la linea 5 non passa di qua? No, io sono qua. Io sto aspettando per Pregassona. Andatemi a casa. Voglio andare a casa. C'è la mia mamma che mi aspetta. Che vita. Vai una gioia, vai una gioia! Portateci via da questo posto! Via, via, via! Ah, vabbè, comunque alle 19 UTC ci verrà detto formalmente che ne sarà di noi. Allora, l'ipotesi più plausibile è finire dalla padella alla brace, o meglio, che uno di quei disperati che si è fatto 3 mesi con un Imoca 60 arriva da noi e ci raccatta, quindi saremo su con uno svalvolato che puzza più di noi, senza più da mangiare, senza più niente, a farci questi ultimi 10 giorni nel migliore dei casi. Sei vestito così strano, Rossi? Perché stiamo per mollare tutto qui, ci portiamo tutto quello che possiamo, questa è la roba che portiamo via, e laggiù c'è la nave che dovrebbe arrivare a momenti a prenderci. Non si vede più. È la Denmark Argos e non sappiamo dove cazzo va, dovrebbe andare anche Singapore. A Singapore. Io a Singapore non sono mai stato, quasi quasi. Aspettiamo la chiamata. E inshallah. Jim è mezzo marinaio. Ci diamo l'ultimo giro di gretti sul collo, perché siamo dimagriti un casino sul collo. E boh, andiamo così. Come si svolge l'operazione? Ripeti. Allora, questa notte è arrivata la nave. Abbiamo avuto un contatto via radio. Siamo dati appuntamento all'alba alle 9:00. Adesso sono 9:47, 10 minuti, la risentiamo. Nel frattempo siamo preparati in volta, abbiamo selezionato le cose che portiamo via, abbiamo le nostre palestagne, le sue cinture, la cucina, il calzo, l'acqua, il bico, ecco.
eccola là. Serve una cima libera. No, we have a problem, we have a problem. We have broken. I don't cry, I don't laugh and I don't cry.
of town, and when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about y'all of town, and when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about y'all of town, and when I do, I wonder why. Oh, oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Sono tutto ripensato, ma in quella roba del genere no, eh. Gatta Wakeboard con petroliera. Mi diverti così? Siamo in mezzo all'oceano Atlantico. Ma proprio in mezzo, in mezzo. Proprio in mezzo, in mezzo. Una cazzo di petroliera che ci tira un catamarano per la testa d'albero. Cioè neanche nei miei sogni più a un bianco marcio fradicio. Non hai pensato alla roba del genere. Stories that we could have told one day.